Simeone, scrive San Luca, aspettava la consolazione di Israele. Salendo al Tempio, mentre Maria e Giuseppe portano Gesù, accoglie tra le braccia il Messia. A riconoscere nel bambino la luce venuta a illuminare le genti è un uomo ormai vecchio, che ha atteso con pazienza il compimento delle promesse del Signore. Atteso con pazienza. La pazienza di Simeone. Guardiamo da vicino la pazienza di questo vecchio. Per tutta la vita egli è rimasto in attesa e ha esercitato la pazienza del cuore. Nella preghiera ha imparato che Dio non viene in eventi straordinari, ma compie la sua opera nell'apparente monotonia delle nostre giornate, nel ritmo a volte stancante delle attività, nelle piccole cose che con tenacia e umiltà portiamo avanti cercando di fare la sua volontà. Camminando con pazienza, Simeone non si è lasciato logorare dallo scorrere del tempo. È un uomo ormai carico di anni, eppure la fiamma del suo cuore è ancora accesa. Nella sua lunga vita sarà stato a volte ferito, deluso, eppure non ha perso la speranza. Con pazienza, egli custodisce la promessa, custodire la promessa, senza lasciarsi consumare dall'amarezza per il tempo passato o quella rassegnata malinconia che emerge quando si giunge al crepuscolo della vita. La speranza della testa in lui si è tradotta nella pazienza quotidiana di chi, malgrado tutto, è rimasto vigilante, fino a quando finalmente i suoi occhi hanno visto la salvezza. Io mi domando, da dove ha imparato Simeone questa pazienza? L'ha ricevuta dalla preghiera e dalla vita del suo popolo, che nel Signore ha sempre riconosciuto il Dio misericordioso e pietoso, lento alla ira, ricco di grazia e di fedeltà. Ha riconosciuto il Padre che anche dinanzi al rifiuto e alle infedeltà non si stanca, anzi pazienta per molti anni, come dice Neemia, per concedere ogni volta la possibilità della conversione. La pazienza di Simeone dunque è specchio della pazienza di Dio. Dalla preghiera e dalla storia del suo popolo, Simeone ha imparato che Dio è paziente. Con la sua pazienza, afferma San Paolo, egli ci spinge alla conversione. Mi piace ricordare Romano Guardini che diceva: la pazienza è un modo con cui Dio risponde alla nostra debolezza per donarci il tempo di cambiare. E soprattutto il Messia, Gesù, che Simeone stringe tra le braccia, ci svela la pazienza di Dio. Il Padre che ci usa misericordia e ci chiama fino all'ultima ora, che non esige la perfezione, ma lo slancio del cuore che apre nuove possibilità dove tutto sembra perduto, che cerca di fare breccia dentro di noi anche quando il nostro cuore è chiuso, che lascia crescere il buon grano senza strappare la zizzania. Questo è il motivo della nostra speranza. Dio ci attende senza stancarsi mai. Dio ci attende senza stancarsi mai. E questo è il motivo della nostra speranza.
Quando ci allontaniamo ci viene a cercare, quando cadiamo a terra ci rialza, quando ritorniamo a Lui dopo esserci perduti ci aspetta a braccia aperte. Il suo amore non si misura sulla bilancia dei nostri calcoli umani, ma ci infonde sempre il coraggio di ricominciare. Ci insegna la resilienza, il coraggio di ricominciare, sempre, tutti i giorni, dopo le cadute, sempre, ricominciare. Lui è paziente. E guardiamo la nostra pazienza. Guardiamo la pazienza di Dio e a quella di Simeone per la nostra vita consacrata. E ci chiediamo, che cosa è la pazienza? Certamente non è la semplice tolleranza delle difficoltà o una sopportazione fatalista delle avversità. La pazienza non è segno di debolezza, è la fortezza d'animo che ci rende capaci di portare il peso, di sopportare. Sopportare il peso dei problemi personali e comunitari. Ci fa cogliere la diversità dell'altro, ci fa perseverare nel bene anche quando tutto sembra inutile, ci fa restare in cammino anche quando il tedio e l'acidia ci assalgono. Vorrei indicare tre luoghi in cui la pazienza si concretizza. Il primo è la nostra vita personale. Un giorno abbiamo risposto alla chiamata del Signore e con slancio e generosità ci siamo offerti a Lui. Lungo il cammino, insieme alle consolazioni, abbiamo ricevuto anche delusioni e frustrazioni. A volte all'entusiasmo del nostro lavoro non corrisponde il risultato sperato. La nostra semina sembra non produrre i frutti adeguati. Il fervore della preghiera si affievolisce e non sempre siamo più immunizzati contro l'aridità spirituale. Può capitare nella nostra vita di consacrati che la speranza si logori a causa delle aspettative deluse. Dobbiamo avere pazienza con noi stessi e attendere fiduciosi i tempi e i modi di Dio. Egli è fedele alle sue promesse. Ma questa è la pietra basale. Egli è fedele alle sue promesse. Ricordare questo ci permette di ripensare i percorsi, di rinvigorire i nostri sogni, senza cedere alla tristezza interiore e alla sfiducia. Fratelli e sorelle, la tristezza interiore in noi consacrati è un verme che ci mangia da dentro. Fuggite dalla tristezza interiore. Secondo luogo in cui la pazienza si concretizza, la vita comunitaria. Le relazioni umane, specialmente quando si tratta di condividere un progetto di vita e un'attività apostolica, non sono sempre pacifiche, lo sappiamo tutti. A volte nascono dei conflitti e non si può esigere una soluzione immediata, né si deve giudicare frettolosamente la persona o la situazione. Occorre saper prendere le giuste distanze, cercare di non perdere la pace, attendere il tempo migliore per chiarirsi nella carità e nella verità. Non lasciarsi confondere delle tempeste. Nella lettura del breviario c'era un bel passo, per domani, un bel passo di Diderco di Fotice sul discernimento spirituale e diceva questo: quando il mare è agitato non si vedono i pesci,
ma quando il mare è calmo si possono vedere. Mai potremo fare un buon discernimento, vedere la verità, se il nostro cuore è agitato, è impaziente. Mai. Nelle nostre comunità occorre questa pazienza reciproca, sopportare, cioè portare sulle proprie spalle la vita del fratello o della sorella, anche le sue debolezze e i suoi difetti. Tutti. Ricordiamoci questo, il Signore non ci chiama ad essere solisti, ce ne sono tanti nella Chiesa, lo sappiamo, no, non ci chiama ad essere solisti, ma ad essere parte di un coro che a volte stonna, ma sempre deve provare a cantare insieme. Infine, terzo luogo, la pazienza nei confronti del mondo. Simeone e Anna coltivano nel cuore la speranza annunciata dai profeti, anche se tarda a realizzarsi e cresce lentamente dentro alle infedeltà e alle rovine del mondo. Essi non intonano il lamento per le cose che non vanno, ma con pazienza attendono la luce nell'oscurità della storia. Attendere la luce nell'oscurità della storia. Attendere la luce nell'oscurità della propria comunità. Abbiamo bisogno di questa pazienza per non restare prigionieri della lamentella. Alcuni sono maestri di lamentelle, sono dottorati in lamentelle, sono bravissimi nel lamentarsi. No, ma non resta, la lamentela imprigiona. Il mondo non ci ascolta più. Tante volte ascoltiamo questo. Non abbiamo più vocazione. Dobbiamo chiudere la baracca. Viviamo tempi difficili. Ah, me lo dica a me. E così comincia quel duetto delle lamentelle, no? A volte succede che alla pazienza con cui Dio lavora il terreno della storia e anche lavora il terreno del nostro cuore, noi opponiamo l'impazienza di chi giudica tutto subito. Adesso o mai? Adesso. E così perdiamo quella virtù, la piccola ma la più bella, la speranza. Tanti consacrati e consacrate ho visto che perdono la speranza, semplicemente per impazienza. La pazienza ci aiuta a guardare noi stessi, le nostre comunità e il mondo con misericordia. Possiamo chiederci, accogliamo la pazienza dello Spirito nella nostra vita, nelle nostre comunità? Ci portiamo sulle spalle a vicenda e mostriamo la gioia della vita fraterna? E verso il mondo, portiamo avanti il nostro servizio con pazienza o giudichiamo con asprezza? Sono sfide per la nostra vita consacrata. Noi non possiamo restare fermi nella nostalgia del passato o limitarci a ripetere le cose di sempre, né nelle lamentelle di ogni giorno. Abbiamo bisogno della coraggiosa pazienza di camminare, di esplorare strade nuove, di cercare cosa lo Spirito Santo ci suggerisce. E questo si fa con umiltà, con semplicità, senza grande propaganda, senza grande pubblicità. Fratelli e sorelle, contempliamo la pazienza di Dio e imploriamo la pazienza fiduciosa di Simeone e anche di Anna, perché anche i nostri occhi possano vedere la luce della salvezza e portarla al mondo intero, come l'hanno portata nella lode
questi due vecchietti.